Salve a tutti, sono Martina, speaker 1 della squadra pro del Friuli Venezia Giulia. Assieme a me, Giorgia e Samuele, relativamente speaker 2 e speaker 3. Noi sosteniamo il pro, quindi che i social network hanno migliorato il nostro stile di vita. La nostra tesi si argomenterà su tre punti. Il primo, una prima definizione di social network, che cos'è e come poi ha influenzato il nostro stile di vita. La seconda argomentazione sarà il social network come strumento educativo e la terza argomentazione sarà appunto più precisamente come ha, in che modo ha migliorato il nostro stile. Parto quindi definendo cos'è il social network. È una piattaforma elettronica di confronto, di dialogo, in cui la persona può identificarsi. Quindi andiamo proprio a vedere poi cosa significa social e network in inglese. Social riguarda il sociale, quindi la società di cui facciamo parte e questa società è intesa in un mondo elettronico, quindi nel net, nell'internet. E work lavoro, quindi può essere una piattaforma sociale di lavoro, piattaforma elettronica specifica. Posso fare numerosi esempi, partendo da Facebook. Facebook è una piattaforma elettronica, in italiano faccia libro, in cui ognuno di noi decide, quindi entra in gioco la volontà del singolo, l'aspetto decisionale, quindi la persona decide di permettere all'altro di entrare nel proprio mondo, quindi nel proprio libro. Noi, quando ci registriamo a Facebook, ad esempio, accettiamo termini e condizioni, accettiamo un protocollo e quindi ne siamo consapevoli. Un altro esempio, altri due esempi di cui poi parlerà... Prego. Tu hai letto il protocollo di Facebook prima di iscriverti, onestamente? Onestamente ti rispondo sinceramente no, però nel momento in cui si verificheranno delle problematiche dovrò essere responsabile di me stessa. Quindi si parla di responsabilità del singolo, che uno abbia letto o meno è responsabilità sua. In ogni caso ci sono altri due esempi, LinkedIn e la piattaforma elettronica a fine di cui questi aspetti se ne occuperà più precisamente lo speaker 2. Parliamo quindi dello stile di vita, perché ha migliorato il nostro stile di vita. Il nostro stile di vita è il modo in cui noi viviamo nel nostro contesto, non il modo in cui noi siamo. Perché? Perché dietro un computer, dietro un social network, c'è la persona, c'è la volontà della persona e la persona di per sé. Ad esempio, la legge italiana sancisce che vi è la libertà decisionale e la libertà personale. Quindi la persona è libera nel decidere che cosa fare nella propria vita e in base alle problematiche che possono crearsi deve essere responsabile di quello che poi si andrà a creare. Quindi le problematiche sono in relazione al singolo, alla sua volontà decisionale, non allo strumento di per sé, perché lo strumento è uno strumento innovativo, forte e si ricollega appunto a come ha migliorato il nostro stile di vita. Andiamo proprio a vedere. Ci troviamo in un mondo globalizzato, in cui è necessaria sempre di più una socializzazione col contesto esterno. Il singolo è inserito in un contesto sociale in cui deve sempre confrontarsi con l'altro e questo confronto è necessario ed è grazie ai social network che noi andiamo sempre più nel progresso, abbiamo sempre più strumenti per relazionarci con gli altri. Ma i confronti sui social network attualmente sono costruttivi oppure no? Io ritengo di sì, proprio grazie a LinkedIn, di cui vi parlerà la mia collega, che è in cui puoi mettere il tuo curriculum vitae e può essere un'opportunità lavorativa, oppure tutte le piattaforme pedagogiche. Continuo sul punto molto importante. Noi ci troviamo in uno stato etico, l'eticità fa parte della nostra vita. E quindi prima di tutto noi dobbiamo essere responsabili e intesi in un'eticità con l'altro. Noi dobbiamo essere responsabili e questa responsabilità
può essere ottenuta solo grazie a un'educazione. Quindi si parla di educazione ai social network e questo avviene. Avviene in tutto il mondo, avviene nelle scuole e di questo se parlerà più in modo specifico la mia collega. Quindi concludo dicendo che socializzazione nel mondo globalizzato, anche Hobbes ci definiva animali sociali, noi abbiamo sempre bisogno di un confronto con l'altro. Di conseguenza il confronto in questo momento sta nel progresso ed è lo strumento migliore per entrare e rimanere in contatto e creare un contatto sociale con l'altro. Grazie, ho concluso. Grazie Martina per l'intervento. Ora diamo la parola ad Alessandra, primo speaker della squadra. Contro. Prego. Sei pronta? Sì, certo. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Baschi, prima speaker della squadra Conti, come anticipato, e inizierò il mio intervento con una controargomentazione rispetto a ciò che è stato affermato. Si descrive innanzitutto il social network come in sé. Beh, vorrei ricordare che il tema di questo dibattito è il social network come per sé, dunque come questo concetto, principio iniziale, si modifichi connesso all'individuo, all'uso che viene fatto. Dunque dobbiamo mantenerci nella praticità. E se il pratico ci dice che i suicidi causati da cyberbullismo aumentano in maniera esponenziale, ciò vuol dire che la maggior parte dell'uso che si fa dai social network non è per acculturarsi, quanto per aggredire e insultare. Ora vorrei definire quale sarà, vorrei dare una visione d'insieme di quelle che saranno le argomentazioni della mia squadra, partendo da quelle affrontate da me, e il mio intervento verterà principalmente sul concetto di alienazione legato a social network e all'uso sbagliato che se ne fa, perché questa è la realtà dei fatti, e conseguentemente mi focalizzerò ovviamente sulla problematica del cyberbullismo. Dunque, più nello specifico, il mio collega Andrea si concentrerà soprattutto su superficialità e immediatezza del social network che tende a diventare vanità, mentre conseguentemente verranno analizzate le fake news sui social, come si lucri su tale principio, e infine Francesca si concentrerà principalmente sulla confutazione. Dunque, per entrare nel vivo del mio intervento, ieri è stato visionato un film, 7 minuti. Ecco, in una scena di tale film si affermava: il cielo sta sopra di noi o è mare che sta per caderci addosso? Vorrei partire quindi con un interrogativo. Sarebbe stato possibile porsi una domanda del genere se il cielo sopra la nostra testa non fosse stato osservato, se invece fosse stato osservato lo schermo di un telefonino? Com'è possibile considerare oggi il social network uno strumento positivo se è questo ciò che accade? Ora, vorrei entrare nel merito del concetto di alienazione. Che cosa accade? La situazione per l'individuo è essere costantemente connesso e al contempo costantemente solo. Questa ambivalenza non solo è scorretta, ma è nociva. Ci si trova in questa situazione quasi orwelliana, il social network diventa questa sorta di grande occhio, grande fratello, che ci fissa costantemente, non è possibile per noi nasconderci. Ora, vorrei quindi concentrarmi su questo punto. Si parla molto di libertà, di responsabilità, soprattutto di libertà di espressione. Noi, io e la mia casa, oggi sosteniamo che non si tratta di libertà di espressione, ma di libertà di oppressione. E a partire da questo punto specifico vorrei entrare nel merito della seconda fase della mia argomentazione e tratterò dunque di cyberbullismo. Il mio team ha analizzato in cosa consista fondamentalmente questo cyberbullismo e siamo giunti ad una definizione assolutamente efficace. Per noi, come per tutti quelli che in questa sala dovrebbe essere, il cyberbullismo è bullismo che travalica i limiti di spazio e tempo. Che cosa vuol dire? Il bullismo nella sua forma tradizionale permetteva all'individuo di affrontare appunto questa situazione, essere bullizzato in un certo lasso di tempo, in un certo luogo, scolastico, un parco, da solo, in diversi momenti della giornata, ma c'era per questa persona il rifugio. Dunque, quindi tu ritieni che il bullismo normale sia andato a sostituirsi con il cyberbullismo? Il bullismo è una piaga sociale che esiste da tempo. È chiaro che, come affermava Sono Minilupus, dunque nel tempo con questo mezzo, con i social network, questo si è trasformato in un'arma. Per me è un processo assolutamente normale e assolutamente reale ed evidente per quello che è oggi la nostra società.
Proseguendo con il mio intervento, esistevano per queste persone rifugi dunque, dietro le mura domestiche non si era più vittime di bullismo, si tornava ad essere persone. E questo non succede assolutamente con il cyberbullismo, perché appunto, come precedentemente stabilito, si è costantemente interconnessi. E questo a cosa porta? La mia squadra adesso ha analizzato due esempi pratici di questa situazione del cyberbullismo che andrò a esplicitare. Innanzitutto il caso che tutti conoscete, come abbiamo già detto. Questa ragazza tentò di suicidarsi due volte all'età di 14 anni, quindi una persona non ancora completa nella formazione della sua personalità, non ancora del tutto cresciuta, che viene portata alla scelta del suicidio. Perché? La prima volta quella di Anna fu una richiesta di attenzione, lei beve candeggina, sui social le venne risposto, prova di nuovo, cambia marca. Se questo è davvero il mondo in cui noi vogliamo vivere, il mondo tanto criticato da Hobbes e Leviatano, beh, io non credo che questa sia la condizione a cui noi dobbiamo appunto tendere. Dunque, proseguendo poi nella mia argomentazione, con un esempio che ci riguarda di più, un esempio nazionale. Si è verificato nel Livornese questo gruppo di ragazzine, sempre tra i 14 e i 17 anni, dunque individui che ancora non sono in grado di prendersi completamente le proprie responsabilità e sono gettati su questa rete. Ecco, questo gruppo di ragazze è un gruppo WhatsApp, quindi quello che appare come luogo sicuro, luogo personale, privato, tramite che tendevano a scambiarsi queste foto dal contenuto magari forte, anche pericoloso, per la presenza sul web di un numero infinito di pedofili, di personaggi pericolosi. Queste ragazze appunto si muovevano con la sicurezza di non poter essere toccate, danneggiate, questi contenuti erano solo sulla rete. E qual è la problematica di un contenuto che è sulla rete? Una volta rimasti imprigionati non è più possibile uscirne. Ed è per questo che con forza oggi la nostra casa vi esorta a votare per noi, perché appunto sostenere che il social network cambierà la nostra vita è sostenere un'utopia. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie Alessandra. Diamo la parola a Giorgia, secondo speaker della squadra. Buongiorno a tutti, sono Giorgia e sono il secondo speaker della squadra Pro. Vorrei iniziare il mio discorso riprendendo alcuni punti che sono stati trattati dalla speaker 1 della squadra contro. Allora, voi avete parlato dei casi di suicidio, ma io vorrei subito fare il punto sul fatto che si parla di un utilizzo sbagliato. Il social network ha tutte le possibilità di diventare un utile, di trasmettere delle opportunità alla persona che si iscrive, che possono essere positive, di cui vi parlerò dopo. Il fatto negativo, come che può portare ai suicidi, al cyberbullismo, a un utilizzo totalmente sbagliato di queste piattaforme, è il semplice fatto che le persone non hanno avuto un'educazione, non hanno una consapevolezza di ciò che può comportare. Tutto quello che ci può essere ritorto contro è tutto quello che noi abbiamo condiviso. Se noi abbiamo una coscienza personale di ciò che può e non può essere condiviso, di ciò che può e non può essere condiviso, ovviamente determinati contenuti che vengono condivisi da determinata gente non sono inerenti e non sono corretti e non è corretto che vengano esposti. Delle foto largamente private della famiglia, dei figli piccoli, io ritengo che non vadano condivise e dopo ci si a tutti, senza mettere dei blocchi, senza mettere delle restrizioni soltanto alle persone a far vedere e poi lamentarsi del fatto che possono essere utilizzate in modo sbagliato. L'uomo è crudele, in generale nella vita non è il social network il problema vero e proprio, è il modo in cui noi ci poniamo e di cui noi abbiamo utilizzo. Prego, scusa se... La tua casa ha considerato il fatto che noi non stiamo dibattendo dell'utilità o dell'inutilità dei social network, ma il fatto che abbiano migliorato o no il nostro stile di vita. Certo, grazie mille della tua domanda. E appunto a questo mi collego per esempio a WhatsApp. È un'app, un social network che penso tutti qui dentro, presumo, una parte enorme della popolazione utilizza. WhatsApp ci permette di avere una comunicazione rapida e immediata, per esempio, e questo può portare a un miglioramento della vita. Ci permette di avere una comunicazione di tipo gratis e criptata. Ci permette di avere una comodità
che porta a un miglioramento della vita. Pensiamo alla scuola, i gruppi classe. Ormai è diffusissimo che all'interno della scuola si creino dei gruppi classe su WhatsApp in cui la persona al pomeriggio può chiedere dei compiti, una persona che è stata malata e non è potuta andare a scuola può chiedere delle delucidazioni, può chiedere un confronto nei confronti dei compagni, e questo io ritengo che abbia migliorato la vita, sia un modo per restare in contatto, per essere parte di un mondo più globalizzato, per esserci nel momento in cui si desidera esserci. Ti rendi conto che spesso rispondere su un gruppo WhatsApp diventa l'equivalente a uscire, quindi viene preferito, si sceglie la sedentarietà? Grazie per la tua domanda. Io ritengo che questo sia vero, che è sbagliatissimo sostituire il social alla vita normale, alle relazioni umane, ma noi non siamo qui a dire che vadano sostituite. Io qui sto dicendo che tutto ciò che i social network hanno portato a un miglioramento se visti in maniera produttiva, in maniera positiva, se utilizzati con cautela, con conoscenza, con competenza anche. Prego. A fronte di tutti i rischi e le difficoltà effettive che sono state analizzate dalla mia casa, non sarebbe conveniente per lo scopo che invece la tua casa ha proposto una telefonata? Grazie. Beh, ricordiamoci che su WhatsApp, per esempio, rispondendo velocemente che devo poi andare avanti, si possono mandare le foto, quindi se uno avesse bisogno di un chiarimento o qualcosa, la foto è lì, la posso vedere e mi aiuta, è una comodità, migliora la nostra vita. Comunque vorrei parlare anche di Edmodo, è una piattaforma per gli studenti in cui ci si può iscrivere come gruppo classe con il professore, in cui per esempio la mia professoressa mette dei materiali, delle dispense, dei materiali extra che possono essere accompagnati allo studio e aiutare, quindi anche questa la considero una comodità e pertanto ritengo che questo social network possa aver migliorato la vita degli studenti. Inoltre, i social network vengono visti spesso, sono fonte di polemica, ma rendiamoci un attimo conto che sono anche fonte di divertimento. Pensiamo per esempio a noi giovani che possiamo avere per esempio un idolo, un cantante che ci piace, una persona che seguiamo. Attraverso i social network possiamo fare parte della loro quotidianità, della loro vita, quindi possiamo anche spaziare con la fantasia, possiamo seguire delle pagine che ci piacciono, sportive, non sportive. Tutto ciò che ci porta, di cui noi nutriamo interesse. Inoltre, i social network fanno parte di un meccanismo che ci permette di restare in contatto da una parte all'altra del mondo. E ricordiamoci che questa è una cosa molto importante. Anni fa, se una persona partiva e andava a lavorare lontano, magari per mesi non poteva vedere il viso dei familiari, dei figli. Adesso con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, le videochiamate, si può rimanere in contatto e esserci sempre, anche se si è lontani. Vorrei concludere il mio discorso, dato che siamo arrivati praticamente alla fine, ribadendo che bisogna puntare su un'educazione a partire da un livello scolastico in cui si insegna ciò che è giusto e ciò che non è giusto condividere e fare sui social network, renderci consapevoli di determinate cose che i social network possono portarci a un miglioramento della vita ma hanno delle conseguenze se usati male, e pertanto io concludo dicendo che i social network per me hanno il pregio più bello perché ci rendono cittadini uniti in un mondo talvolta troppo grande. Grazie Giorgia. Diamo ora la parola ad Andrea, secondo speaker della squadra contro. Prego. Buongiorno, sono Andrea e sostengo la tesi della mia casa. I social network non hanno migliorato il nostro stile di vita. Volevo partire controargomentando rispetto a quanto ha detto da Gloria. Ciao. Giorgia. Divertimento, sì, ma spesso il divertimento che sta sui social network è un divertimento becero. Quante delle persone che hanno un profilo pubblico, quanti dei cantanti, delle personalità di spicco ricevono dei messaggi minatori, dei messaggi negativi contro di loro e contro la loro persona. Questo è un rischio a cui si espongono, sì, l'aveva già detto l'altra speaker, ma è un rischio che appunto non ha migliorato il loro stile di vita e non ha migliorato neanche il nostro stile di vita. Volevo partire da affrontando la superficialità che attualmente caratterizza i social. Sì, perché le persone vengono sostituite da delle facciate, gli individui da dei profili.
e questa superficialità è disallarmante, non preoccupa nessuno. Qualche anno fa andava di moda un social network legato a Windows, dove ciascuno poteva fingersi chiunque, dare un nome qualunque, non mettere nessuna foto e scrivere qualunque cosa a chiunque. Quindi il social e il reale non coincidevano, e questo è un problema che ancora oggi esiste, perché su Facebook migliaia e migliaia di profili che ci sono non sono collegati a nessuna persona reale. Ma vediamo un po' qual è la finalità di questi social network. Sono già detto che la finalità è quella della comunicazione. Sì, ma la comunicazione attualmente per noi è soltanto una miriade di informazioni. Con i social network ciascuno può dare e ricevere informazioni illimitatamente. Perciò si perde una caratteristica tipica della comunicazione degli anni precedenti, cioè la scelta delle informazioni. Si assiste a quello che è stato definito tecnicamente effetto triceratopo. Qualche anno fa fu pubblicata una foto con Steven Spielberg e dietro un triceratopo. Sapete qual è stata la reazione del popolo di Facebook a questa foto? Chi è quel cacciatore che ha ucciso quell'animale? Intere associazioni di animalistiche sono scagliate contro quest'uomo prima che qualcuno si rendesse conto realmente che altro non era che una foto su un set di un film. Nessuno si è neanche accorto del fatto che i dinosauri sono estinti prima che l'uomo comparisse sulla Terra. Questo è il fenomeno delle fake news. Da cosa è dato questo fenomeno? Dall'immediatezza dell'informazione. Immediatezza che oggi caratterizza il nostro mondo, sì, ma che di fatto rallenta la vita reale. Nel momento in cui noi controlliamo il cellulare, cosa che è stato calcolato che in media si fa 250 volte al giorno, la vita reale nel frattempo va avanti, scorre, e i nostri secondi passano. Prego. Vorrei sapere la statistica, comunque il dato, da chi è preso, dalla fonte da cui hai preso questa... Sì, allora, recentemente sono stato a un convegno fatto da, appunto sulla comunicazione, quindi mi ricordavo questo dato. Comunque sia, torniamo sul fatto dell'immediatezza. Un esempio di questa immediatezza sbagliata è ad esempio quello che è successo con il terremoto di magnitudo 7, registrato nel centro Italia. Un'agenzia di informazione non italiana ma turca ha immediatamente, qualche secondo dopo, pubblicato su Facebook questa informazione. Informazione che ha fatto il giro del mondo e che tutti hanno condiviso. Perché? Perché oggi arrivare primi è meglio che informare bene. L'immediatezza è migliore rispetto all'informazione. Perciò nessuno si è accorto del fatto che di solito per prima di pubblicare la scossa deve passare un tot di tempo. Nessuno si è accorto che le associazioni che di solito controllano la magnitudine non avevano pubblicato niente ed erano rimaste in silenzio. Questo è il problema dei social, che ciascuno può dire ciò che vuole e non si ha una scelta delle informazioni. Inoltre, i social sono ormai diventati un'associazione a scopo di lucro. Pur di massimizzare i guadagni, danno a ciascuno quello che lui vuole, analizzano le nostre scelte, quello che facciamo ogni giorno e ci offrono esattamente quello. Questo è un fenomeno chiamato cerchio confermativo, cioè ciascuno di noi riceve solo le informazioni relative a come noi pensiamo. Se io penso da persona di destra, ricevo informazioni solo sulla destra. Perciò questo crea un radicalismo a cui assistiamo ogni giorno. E questo non porta al dibattito. Ed è una cosa che succede ogni giorno sui social network. Non si ha più un dibattito sui social network. Si hanno degli scontri, delle accese discussioni dove spesso si arriva a parole feroci prima di ascoltare l'altro. Questo perché? I social network sono un megafono. Ciascuno di noi, la nostra voce viene esaltata e portata alle orecchie di tutti. Ma cosa diciamo? Agli esploratori degli anni 80 e 90 del web, oggi sono sostituiti i guerrieri del web. Ciascuno di noi è armato contro l'altro. Mentre invece lo scopo del web è quello di avere un popolo di agricoltori, un popolo di persone che coltiva la propria terra, che pensa a sé, che coltiva per sé senza scagliarsi contro l'altro. Questo ha fatto del fatto che manca un'educazione all'utilizzo dei social. Una mancanza grave, tutto il momento in cui i social sono al centro della nostra vita. Quindi, in conclusione,
I social network non hanno migliorato il nostro stile di vita, anzi, lo hanno peggiorato, togliendoci la possibilità di dialogare, di avere un dibattito civile e portandoci soltanto davanti allo scontro. Grazie dell'attenzione. Grazie Andrea. Passiamo ora la parola al terzo speaker della squadra pro. Samuele Nobile. Samuele. Samuele, giusto? Sì. Ah, non si legge. Sì. Legge, l'ho sentito Simone. Sei pronto? Sì. Prego. Buonasera, sono il terzo speaker della squadra pro. Mi volevo subito riagganciare alla prima domanda che è stata effettuata in questo dibattito da parte dello speaker 1 della controparte. Se è stato domandato se la speaker 1 della mia squadra abbia letto effettivamente i termini e le condizioni di utilizzo di un social network, ed è stato risposto negativamente. E allora dobbiamo chiederci in quanti non lo fanno. E forse il problema non sono i termini di condizione, che sono chiari, io l'ho letto, sinceramente. Forse il problema è che servirebbe una formazione che ti insegni a non accettare tutto, a non accettare tutto senza leggere, senza sapere quali sono le tue limitazioni nell'usarlo. Bisognerebbe per l'appunto intervenire su questo fatto fin da giovane. Abbiamo inoltre è stato detto dalla speaker numero 1, sempre della squadra avversaria, che la maggior parte, cito testualmente, la maggior parte dell'utilizzo è a scopo denigratorio. E poi dallo speaker numero 2 è stato detto che c'è un'infinita presenza di pedofili. E allora sarò felice di ascoltare lo speaker numero 3, nel quale spero mi riesca a dare dei dati, delle fonti autorevoli, nel quale... Chiedi a noi di fornire dati, ma tu a tua volta potresti fornirci dati visto il tema impronto? Posso? Sì. Ti ringrazio per la domanda. I dati li dovete fornire voi, state voi difendendo questa posizione. Noi vi stiamo chiedendo una garanzia dei dati che siano veritieri. Non abbiamo sentito una fonte autorevole che l'ha dimostrato, un'infinità presenza di pedofili. Non avete portato dati a vantaggio di ciò. Poi è stato inoltre detto come il processo dal bullismo al cyberbullismo è un processo normale. Cito testualmente, spero mi possiate confermare. Un processo normale. Ma è veramente normale che si sviluppi un bullismo che forse è proprio uno delle piaghe della nostra società? E ancora, quindi mi riallaccio, perché non andare a intervenire sul singolo, formarlo, cercare di far capire al singolo che questo è negativo? Prego. Prego. Ok, rispetto a quello che hai detto prima, secondo te degli adolescenti che muoiono non sono un dato abbastanza autorevole? Ma certo che sono, ci mancherebbe, e anzi, io sto dicendo... Io mi sto rapportando a ciò che avete detto voi, presenza infinita di pedofili e una maggior parte dell'utilizzo del social network a scopo denigratorio, e questo non è stato comprovato. Certo, le persone muoiono, questo lo si sa, ma quante? E non sto dicendo che non sia un male. Inoltre dal secondo speaker della squadra avversaria si è parlato di fake news. Beh, le fake news, bisogna attribuire le fake news ai social network? Perché il social network dovrebbe essere responsabile delle fake news? Non è forse la persona che le mette in circolazione il responsabile stesso? Inoltre volevo dire che non tutti i social network esprimere o esprimono in malo modo la loro opinione. Per esempio, alcune testate giornalistiche, io mi rapporto al Messaggero Veneto della mia regione,
dà uno spazio ai cittadini per scrivere articoli con argomentazioni forti e dove possono essere discusse. E quindi ci si riporta proprio a questo. Anche una testata giornalistica diventa un social network quando il cittadino è messo in condizione di poter esprimere la propria opinione e di avere un dialogo con l'intera comunità giornalistica. Ora vorrei fare quindi un piccolo riassunto delle nostre argomentazioni. Siamo partiti dalla valenza educativa del social network, che abbiamo visto come alcuni social network sono usati nelle scuole superiori, ma anche se non nelle scuole superiori ci ricolleghiamo all'università, dove sono fortemente utilizzati sia dagli studenti sia dai professori. Vorrei focalizzarmi sull'aspetto decisionale che è stato descritto dalla speaker numero uno della mia squadra. Ognuno è garante di ciò che accetta. Ci sono dei termini e delle condizioni di utilizzo specifiche all'interno di un social network. E allora perché incolpare di nuovo il social network e non la persona che non se ne è assunta la responsabilità? Se c'è un malo modo di usare questo social network, è forse colpa del social network stesso o del soggetto che ne fa un cattivo utilizzo? Ultima argomentazione, l'uso del social network che ad oggi viene fatta. Non viene usata solo da noi giovani, viene usata da chiunque. Viene usata peraltro anche per esprimere pensieri di personalità, quali politici, quali anche il Papa stesso. Il Papa stesso ha un profilo su Twitter molto attivo, seguito da milioni di persone. E allora i politici, se anche i politici riescono a utilizzare questi strumenti in modo efficace, perché dobbiamo dargliene una colpa? Grazie. Scusate, ho preso un raffreddore. Allora, grazie Samuele, e diamo ora la parola al terzo speaker della squadra contro. Francesca, sei pronta? Sì. Via. La mia casa ritiene che ci sia stato un tentativo da parte della casa avversaria di spostare l'argomento della questione dal tema fornito dalla traccia, cioè i social network hanno migliorato il nostro stile di vita, al tema i social network sono positivi o negativi, perciò intendo confutare diverse argomentazioni fornite dalla casa avversaria. Innanzitutto quella fornita dal primo speaker, la quale ha sostenuto che network faccia riferimento al termine work, quindi lavoro. In realtà i social network sono semplicemente delle reti, perché network vuol dire rete, che non fanno riferimento tanto al lavoro quanto alla società. Perciò i social network sono delle reti. Ma che cos'è una rete? La rete è qualcosa che imprigiona. Sappiamo benissimo che i dati messi in rete possono essere cancellati, ma non eliminati. Ciò che è in rete resterà in rete e non potrà essere eliminato in alcun modo. Hanno parlato inoltre di social network come strumento educativo, ma le piattaforme educative, quelle dei libri di scuola, ad esempio, o della testata giornalistica, sono assolutamente poco frequentati. I social network più frequentati sono quelli in cui la persona può sfogare il proprio istinto più basso, cioè quello di denigrare, di insultare o di sfogare la propria frustrazione. Quindi anche questa definizione, da dove l'hai presa? Forse non è chiaro che il tema è impromptu e quindi non abbiamo usato mezzi esterni per cercare definizioni o dati. Inoltre un'altra tematica che abbiamo rilevato con la mia casa è che spesso si è fatto riferimento più a siti web in generale che a social network. Il fatto che alcuni siti web siano utili non vuol dire che i social network abbiano migliorato il nostro stile di vita. Lo speaker numero 2 ha affermato che i social sono fonte di divertimento. Questo è vero, ma in che modo ci si diverte su un social network? Ci si diverte condividendo contenuti che possono suscitare ilarità, ma spesso questo divertimento è ai danni di altre persone. È facile denigrare una persona su un social network, ma è ancora più facile
fare gruppo contro una persona e quindi metterla in difficoltà ed impedire a questa persona di uscire in ogni momento della giornata da questo stato in cui è messa in un angolo, come ribadito. La mia domanda è, non credi che il fatto di questo fare gruppo nelle persone, nei confronti di una persona che viene esclusa, faccia parte proprio dell'uomo e quindi non sia il social network di per sé il problema, ma l'atteggiamento che ha l'uomo dentro di sé, nel stare in società? Allora, volendo avere questa visione anziana, condivisibile o meno, possiamo dire che in una società civile in cui ci si parla, si dibatte faccia a faccia come stiamo facendo noi oggi, è molto più facile che si eviti di fare gruppo o di aggredire le persone così come vengono aggredite sul web. In questi giorni si gira su Facebook un video, un esperimento sociale, in cui sono stati presi, screenshottati letteralmente dei commenti a delle foto e sono state messe in scena le attività ritratte nella foto e i relativi commenti. Perciò se c'erano due amici che stavano parlando tra loro, si avvicina una terza persona e dice: voi non dovete stare insieme, voi fate schifo. Sul web questo atteggiamento potrebbe sembrare aggressivo, ma tutto sommato comprensibile. Di persona sembrava assolutamente inaccettabile. Perciò questa differenza tra social e vita reale è del tutto evidente, come è del tutto evidente il fatto che sui social venga fuori quasi sempre soltanto il peggio delle persone. Un'altra tesi da confutare è quella dello speaker numero 3. Il quale ha confutato a sua volta lo speaker numero uno della mia casa, sostenendo che il bullismo sia normale. Ciò che abbiamo sostenuto non è che il cyberbullismo sia normale, ma che sia umano. Perché come umano il bullismo, cioè il tentare di aggredire, di prevalere sull'altro, è normale che in una società come quella virtuale, in cui i limiti sono molto più facilmente superabili, e il proprio ego decisamente più facilmente affermabile, il cyberbullismo sia un fenomeno ovvio, scontato e inevitabile. Inoltre, sempre come sostenuto dallo speaker numero 3, chi si iscrive ad un social è garante per se stesso delle proprie scelte e quindi responsabile delle proprie azioni. Ma una persona che invece viene sottoposta ad azioni di questo tipo, quindi di bullismo o di violenza o di aggressione di qualunque genere, è responsabile della propria iscrizione, quindi è responsabile di aver accettato tutto il social anche nei suoi aspetti negativi. Concludo riaffermando ancora una volta la tesi della mia casa, così come sostenuta sia dalla prima speaker, la quale ha considerato l'aspetto dell'alienazione, quindi dell'isolamento delle persone e del loro sentirsi sole anche in un mondo così grande, e dello speaker numero 2, che invece ha considerato l'effettiva validità di ciò che viene comunicato attraverso i social. E vi invito a votare per me. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie Francesca, diamo inizio al discorso di replica. Inizia la squadra contro, quindi inizia Alessandra, sì. Corretto? Sì. Sei pronta? Mm-hmm. Prego. Vorrei iniziare ribadendo quello che è il principio sostenuto dalla mia casa, quella linea di fondo che ci ha sostenuto in tutte le diverse argomentazioni. La necessità di vivere secondo pragmaticità. Dunque, la tesi che sosteniamo è che i social network non hanno migliorato il nostro stile di vita. E analizzando le diverse tesi della squadra PSE ci rendiamo conto che probabilmente ciò che da loro sostenuto non è così lontano dalla nostra opinione. Questo perché la linea argomentativa della squadra avversaria si è basata su questo continuo ribadire che il problema sono le persone. Ma il social network è fatto dalle persone ed è finalizzato alle persone. Dunque, se la persona non è adatta al social network, non sa usarlo come mezzo positivo, così come voi stessi avete detto, com'è possibile che esso sia un mezzo di miglioramento a livello personale, così come a livello collettivo?
Dunque, sono stati citati questi diversi siti della squadra avversaria, alcuni sono realmente siti e non social network, dunque hanno anche una mancanza di pertinenza rispetto alla tesi, nuovamente come nel caso di LinkedIn. Dunque, la nostra squadra continua a ribadire appunto quella che è la forte necessità di allontanarci dal social network perché quest'ultimo, nel corso del tempo, non si è rivelato come effettivamente utile. Parte da un principio buono e nessuno in questo dibattito ha criticato il social network come social, ma come asocial. Dunque, partendo da questo principio di fondo, c'è la necessità di prendere coscienza del fatto che quest'ultimo si è sviluppato negativamente e ha confermato l'homo hominibus opziano. Di conseguenza non c'è l'assoluta possibilità di considerare il social network come una dote dell'essere umano, qualcosa che può essere usato positivamente. L'altra scuola si è soffermata su questo social network che permette di connettere, dunque genitori, cito testualmente, che non vedono i propri figli da tempo possono farlo. Ma spesso i genitori non possono neanche guardare i propri figli perché questi ultimi osservano lo schermo di un telefono, sono presi da WhatsApp, da Facebook. Ed è per questo che nella realtà, lontani da quello che era questo grande modello iniziale buono di social network che connette, dobbiamo renderci conto del fatto che quest'ultimo si rivela come negativo. È assolutamente non accettabile. Ed è per questo che nei diversi discorsi la nostra squadra ha ribadito come sia assolutamente negativa l'alienazione portata dal social network, come affermava Ungaretti, non solo sul cuore della terra, e oggi potremmo dire che la cosa di questo sono appunto i social, e affermato quale sia la reale pericolosità del gettarsi in questa rete senza averne i mezzi, anche considerando l'età di coloro che sono coinvolti in questo processo di socializzazione che poi non è sociale. Ed è questo che continuiamo a ribadire anche alla fine di questo dibattito. Suggeriamo alla giuria di votare per noi in virtù del fatto che nella realtà i social diventano social. Quello che dovrebbe essere un mezzo utile diventa un'arma letale. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie Alessandra, passiamo la parola a Martina per la replica finale. Sì. Prego. Arrivati a questo punto vorrei fare un confronto tra le due squadre, tra la controparte e la nostra posizione. Partendo dallo speaker 1, 2, 3, vorrei specificare un argomento di fondo. Noi riteniamo importante, molto importante, la responsabilità del singolo che deve prendere nei confronti di questo mezzo. Parliamo di social network, quindi di un mezzo, e dobbiamo pensare che dietro a questo mezzo c'è la persona. E vorrei specificare una cosa. Voi avete pensato molto alle problematiche che vi sono in conseguenza ai social network. Noi abbiamo pensato, la nostra parte ha pensato a delle soluzioni per migliorare sempre di più il nostro stile di vita. Quindi, come i social network hanno la soluzione per migliorare il nostro modo di vita in ambito educativo, in ambito personale, e abbiamo pensato alla soluzione dell'educazione. L'educazione, la formazione del singolo in questo ambito può essere e avere come obiettivo il miglioramento del nostro stile di vita. Voi, lo speaker 2, ho parlato anche la controparte, ha iniziato il discorso che ognuno coltiva la propria terra, quindi ognuno deve pensare al proprio terreno. Ma la definizione di social network, e riprendo anche un altro discorso, è social, quindi società. L'individuo non ha solamente il proprio terreno, ma anche quello attorno a sé. E quindi è grazie proprio all'educazione che noi incentiviamo un confronto con l'altro in questa socialità globalizzata. Quindi nel mondo in cui noi ci troviamo dobbiamo pensare che non è solamente il nostro terreno, ma anche quello attorno a noi. E siccome i social network, come già evidenziato, hanno migliorato la nostra vita secondo evidenti punti, grazie all'educazione possiamo formare le persone a migliorarla sempre di più. E vorrei specificare un'altra cosa.
sono i social network hanno in potenzialità l'efficacia per migliorare il nostro contesto di vita, ma è l'azione, ma è l'utilizzo che ne fa la persona a creare delle problematiche. Quindi di per sé il social network è importante e ha degli effetti positivi. Noi puntiamo sull'educazione per eliminare gli aspetti negativi e per far sì che gli social network continuino a migliorare in positivo la nostra vita. Ultima precisazione, mi pare che rete non abbia solo un'accezione negativa, bensì anche un'accezione positiva. Collega e fra di noi le persone e migliora la comunicazione e migliora lo stare in società, in una società globalizzata. Grazie.